Bene, buon pomeriggio a tutti quelli che sono in ascolto e che vorranno e che mi onoreranno di fare con me questo breve viaggio turistico, nel mondo delle piccole dosi. Vediamo insieme quali sono gli argomenti che andremo a trattare in questo incontro. Prima di tutto, quali sono le ultime novità nell'ambito della medicina naturale, nell'ambito della medicina delle cosiddette low dose. Secondariamente, quale relazione esiste tra l'infiammazione a basso grado e i processi di invecchiamento? E infine, quali sono i contributi che la medicina delle basse dosi, sia da un punto di vista clinico, ma dimostrati, come vedremo anche da un punto di vista sperimentale, può offrire nel modulare il processo infiammatorio e quindi, in un certo senso, per transitività aristotelica, anche il processo dell'invecchiamento? Dunque, il primo aspetto caratteristico di questo tipo di approccio è di considerare l'essere umano come una sorta di unità funzionale, no? Un sistema composto da tanti sottosistemi comunicanti tra di loro. E quindi cercare di superare un po' quella opportuna, come vedremo, impostazione specialistica che può anche essere in qualche modo integrata da un altro tipo di prospettiva. Perché, nonostante che noi si sia diventati bravissimi, abbiamo capito tantissime cose, ci sono alcune domande, tante devo dirvi, che ancora non hanno una precisa risposta. E forse tra queste una delle meno risolte è proprio come arriviamo vivi a sera. Penserete che voglia scherzare, no? Ma non è così scontato che noi si riesca ad arrivare indenni a sera, considerando che siamo composti da 100 miliardi di neuroni, pensate da 1.000 miliardi di linfociti, da 100 trilioni di batteri. C'era un amico neurologo che qualche anno fa mi disse: "Guarda Marco, se tu la domenica mattina sei annoiato, potresti metterti a contare le tue sinapsi, per esempio al ritmo di una sinapsi al secondo. Bene, impiegheresti 6 milioni di anni." E poi abbiamo 40 miliardi di cellule. Allora, come fa tutta questa sterminata galassia che siamo a funzionare, a relazionarsi in una condizione di buona progettualità e apparentemente di completa e simultanea sintonia? Allora, forse il segreto di questo mistero, perché credetemi essere tale, è il linguaggio. In effetti, è proprio la comunicazione e la condivisione di un linguaggio che può far sembrare piccolo un grande mondo quale siamo. Vedete che noi adesso siamo sparsi in un ambiente molto ampio, in un tempo scelto in maniera condivisa e stiamo comunicando fra di noi perché in qualche maniera abbiamo degli strumenti e soprattutto abbiamo un linguaggio che vengono a essere condivisi. Quindi questo è forse uno degli aspetti più importanti ed uno degli aspetti che vedremo la medicina delle basse dosi si è prefissa di affrontare. In effetti correva l'anno 2000 quando un gruppo di medici esperti appunto nelle basse dosi ebbe un'idea. Ma perché non possiamo comunicare col sistema biologico utilizzando le stesse parole che utilizza lui per coordinarsi? Voi direte, ma perché proprio questi medici? In realtà non è così, tutti si sono interessati a questi problemi, ma vedremo che in effetti le molecole che vengono utilizzate per la comunicazione nel nostro sistema biologico sono di fatto dei piccoli sussurri. Il sistema biologico senza prediligere, sembra prediligere i sussurri alle grida. Queste molecole vengono chiamate molecole messaggere, sono piccole proteine, piccoli ormoni che in qualche maniera permettono ai sottosistemi, inviati proprio come fossero degli SMS, di coordinarsi e di comunicare tra di loro. Io credo che il pubblico in ascolto sia forse solo occasionalmente di addetti ai lavori, ma ci siano persone che fanno i più disparati mestieri. Però probabilmente avrete sentito parlare di ormoni, di neuromediatori, di neuropeptidi, di fattori di crescita, di citochine. Ecco, le piccole molecole sono esattamente queste. Oggi dedicheremo un'attenzione peculiare alle citochine, alle neurotrofine e cercheremo di capire come queste parole in particolare orchestrino l'infiammazione e quindi orchestrando l'infiammazione in qualche modo possano influire anche sui processi di invecchiamento.
in questa immagine vedete per esempio un esempio dei sottosistemi che comunicano fra di loro, il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino, il sistema immunitario. Guardate, c'è un terribile chiacchiericcio, no, nel nostro sistema biologico. Tutti parlano e se possono liberamente parlare, le cose funzionano adeguatamente. Il problema è che può capitare che ci siano delle perturbazioni, no? Le perturbazioni possono essere, per esempio, virus, batteri, inquinanti atmosferici, ma come vedremo anche cattive emozioni, cattive relazioni. Allora, la malattia può essere considerata e vista da tanti punti di angolazione, ma può essere anche interpretata proprio come un difetto di dialogo e di comunicazione. Quindi, alla fine, i tre pilastri fondamentali dell'approccio al sistema biologico attuato attraverso le molecole messaggere in piccole dosi è quello di cercare di recuperare e di mantenere le condizioni fisiologiche iniziali, di affrontare il sistema biologico come se fosse una unità funzionale e somministrando proprio questi SMS, riportare, se possibile, il sistema biologico nelle sue condizioni di equilibrio primario. Beh, non è poca cosa, no? E poi, tra l'altro, può sembrare un'eresia, il fatto di utilizzare ormoni, citochine, neuropeptidi in low dose e sperare che queste basse dosi siano efficaci, perché ci andiamo a collocare al di sotto di quello che sarebbe una normale dose fisiologica. E poi, una volta che noi si decida di affrontare l'avventura, il problema fondamentale è dire: va bene, ma quale strategia possiamo utilizzare per poter intervenire nella linguistica che in qualche maniera il nostro sistema complesso sta esprimendo? Allora, partiamo dalla prima domanda: quanto basse devono essere queste dosi per essere efficaci? Qui vi chiedo un po' di pazienza, anche se vi dedicate altro. Guardate magari l'immagine sulla vostra destra. Voi vedete che quando noi parliamo di concentrazioni nell'ambito dei milligrammi barra ml, noi stiamo parlando di dosi decisamente tossiche, quindi nemmeno terapeutiche, ma proprio tossiche. Se vogliamo usare delle dosi farmacologiche, quindi per esempio utilizzare una nostra molecola e trasformarla in un farmaco, allora dobbiamo utilizzare delle concentrazioni più basse. Qui stiamo parlando di microgrammi, nanogrammi, barra ml. Ma se diluiamo ancora e diluiamo ancora, diluiamo ancora, arriviamo a concentrazioni di nanogrammi, picogrammi, femtogrammi, barra ml. Poi cercheremo di dare un'idea quantitativa di che cosa stiamo parlando. Queste in realtà sono le concentrazioni fisiologiche che sono già presenti nel nostro sistema biologico, quindi le informazioni, gli SMS viaggiano su questo tipo di registro concentrativo. Allora, una domanda che potrebbe arrivare spontanea è dire: ma scusa, tu che cosa stai dicendo? Ma se quelle sono le dosi fisiologiche, cosa credi di poter fare aggiungendo ancora delle dosi fisiologiche? È un po' come se tu volessi alzare il livello del mare buttando dei secchi d'acqua, no? E la domanda è corretta in effetti, però si può cercare di trasformare la nostra sostanza che vogliamo usare come farmaco in dose fisiologica in sostanza farmacologicamente attiva. E per fare questo non basta diluirla, ma bisogna diluirla alternando il processo di diluizione a un processo di succussazione, di agitazione proprio meccanica. Avete presente quando un barman vi prepara un cocktail, no? Ecco, esattamente questo. A ogni passaggio, tra un passaggio e l'altro, noi intervalleremo un passaggio dilutivo e l'altro con una dinamica oscillazione che in qualche modo vedremo rende questa soluzione farmacologica più attiva. Guardate sulla sinistra, vedete qui abbiamo milligrammi ml che abbiamo detto essere la dose tossica, microgrammi, nanogrammi barra ml che sarebbe la nostra molecola trasformata in farmaco. E poi, se scendiamo più in basso, nanogrammi, picogrammi, femtogrammi, abbiamo le dosi fisiologiche, ma che così assunte non avrebbero nessun effetto terapeutico. Ma se noi, man mano che diluiamo, effettuiamo anche una succussazione, una specie di movimento meccanico di maggiore distribuzione del soluto nel solvente, a questo punto invece quello che risulterà sarà una soluzione terapeuticamente efficace. Questa tecnica di diluizione e di oscillazione meccanica ha un nome,
che è stato recentemente coniato, che è Sequential Kinetic Activation, che d'altra parte ricorda un po' quello che era l'attivazione, la succussazione di, per esempio, omeopatica memoria. Ed è considerato un sofisticato drug delivery system che in qualche modo rende efficace concentrazioni molecolari che altrimenti non lo sarebbero farmacologicamente parlando. Noi riteniamo che questo accada perché si formano degli aggregati molecolari, perché c'è una più omogenea distribuzione del soluto nel solvente, perché in qualche maniera c'è probabilmente una maggiore coerenza di tipo biochimico e di tipo biofisico. Sul fatto delle concentrazioni non c'è niente di strano, perché i sistemi biologici sono abituati ai sussurri. Guardate, davvero hanno delle orecchie, quelle che vengono chiamate recettori, che percepiscono concentrazioni estremamente basse, che sono proprio quelle in cui operiamo normalmente noi. Guardate le frecce rosse, nanogrammi, picogrammi, femtogrammi, significa 9 zeri piuttosto che 12 zeri, piuttosto che 15 zeri davanti a un 1. Quindi i sussurri, per quanto riguarda la regolazione omeostatica del sistema biologico, sono considerati normali e vengono abitualmente preferiti a quello che sono le grida. Va bene, se facciamo passare per buono per un attimo il fatto che si possa interloquire quindi con queste basse concentrazioni fisiologiche all'uopo preparate, però il problema è: ma quale strategia possiamo utilizzare per cercare di imbastire un dialogo che sia terapeuticamente efficace? Allora, uno degli aspetti fondamentali è quello di immaginarci il sistema biologico come una bilancia. Guardatela lì in alto. Allora, noi possiamo utilizzare molecole messaggere antagoniste che sono utilizzate per modulare un effetto biologico. Voi immaginatevi una tribuna politica dove ci sia uno di destra e uno di sinistra. Bene, se sta gridando troppo quello di destra, noi gli daremo qualche parola di sinistra e viceversa, per cercare di ottenere che cosa? La conduzione omogenea della tribuna che stiamo discutendo. Però può anche essere che le medesime molecole messaggere vengano utilizzate per stimolare una funzione biologica. Io voglio rinforzare un concetto e utilizzerò esattamente quella molecola che è utile per rinforzarlo. Allora vedremo che il primo meccanismo, quello dell'antagonismo, lo giocheremo molto nella gestione dell'infiammazione e dell'inflammaging di cui abbiamo parlato. Il secondo meccanismo lo vedremo applicarsi invece quando vorremmo stimolare, per esempio, il recupero funzionale, ad esempio, del sistema nervoso centrale, con delle molecole che chiameremo neurotrofine. Ma adesso questo lo vedremo prossimamente su questi schemi. Cominciamo col primo meccanismo, cioè quello delle molecole antagoniste. Quindi immaginatevi una bilancia, un'altalena, anzi, in cui i bambini oscillano opportunamente fra di loro. E pensate che il nostro sistema biologico più o meno funziona così. Allora, vi mostro questa immagine che per chi fa un altro mestiere può estremamente risultare complessa, ma proviamo a esemplificarla con degli esempi banali, no? Allora, vedete che lì ci sono due set, uno chiamato TH1 e l'altro TH2. Con un po' di fantasia pensiamo che siano, diciamo, corpi specialisti di un esercito, anche se non è bello evocare queste cose in questo periodo. Mettiamo che i TH1 siano l'aviazione e i TH2 siano la fanteria. Allora, sia il gruppo TH1 che il gruppo TH2 sono composti da soldati del sistema immunitario che si chiamano linfociti, e questi soldati nel gruppo dell'aviazione TH1 pronunciano delle parole specialistiche che vedete sotto, si chiamano interleuchina 12 e interferon gamma. Mentre nel gruppo della fanteria, sempre soldati, sempre linfociti, sotto il gruppo TH2 che pronunciano altre parole che sono lì esemplificate sotto il nome di interleuchina 4. Allora, questo dialogo specialistico tende a controbilanciare l'altro. Quindi, quando per esempio sono un po' più alti i TH1, le parole interleuchina 12 e interferon gamma inibiscono molarmente i TH2 e viceversa. Cosa succede nelle 24 ore? Che in ragione di tutti i cambiamenti che succedono nelle 24 ore nel nostro corpo, queste due compagini, questo esercito immunitario, oscillano placidamente. Poi supponiamo che noi si venga attaccati, per esempio, da una cellula tumorale oppure da un virus. In questo caso si attiverà soprattutto l'aviazione, i TH1, verranno pronunciate soprattutto le parole interferon gamma e interleuchina 12 e si inibirà opportunamente, perché serve meno in quella situazione, il gruppo dei TH2.
Per contro, se verremo attaccati da un batterio oppure da un parassita, si attiverà il gruppo TH2 che pronuncerà parola interleuchina 4, opportunamente inibendo i TH1 che in quel momento, per quella funzione specialistica, servono meno. Allora, qual è il problema? Che ci sono però delle malattie che inopportunamente invece sono caratterizzate da sovraesprimere un gruppo oppure l'altro. Un esempio per tutti è l'allergia. Adesso in questo periodo stiamo tantissimi, stanno tendo e grattandoci gli occhi come dei disperati, abbiamo troppo alta la fanteria, troppo alti TH2. Cosa possiamo fare? Beh, ma certo esiste la terapia tradizionale efficacissima e anche quella opportuna, antistaminici, cortisonici, beta 2 agonisti. Ma se vogliamo lavorare sul terreno sovraespresso in senso TH2, dobbiamo rinforzare la risposta TH1, magari esattamente pronunciando le dosi fisiologiche, le stesse parole che verranno date in terapia. Questo ha un doppio effetto, perché prima di tutto un effetto sul terreno, non tanto sul sintomo. E la seconda cosa, che pensate che il nostro sistema immunitario funziona molto come un cervello, cioè è capace di ascoltare, di imparare, anche di sbagliare, ma poi anche di memorizzare. Quindi se tu ciclicamente, non dico tutta la vita, ma fai dei cicli di ripetizione di un messaggio corretto, puoi sperare di ottenere un apprendimento che poi senza necessità che sempre venga ripetuto questo messaggio, magari lo ripeterai ciclicamente in autunno e in primavera, venga di fatto mantenuto esattamente come se fosse una sorta di apprendimento. Questo apprendimento che segue la terapia e si mantiene, noi tecnicamente lo abbiamo definito carry over. Mi faccia il piacere, dice Totò, ma tu mi stai dicendo delle cose senza senso da un certo punto di vista. Eppure, guardate, la letteratura scientifica, parlo della letteratura scientifica condivisa, quindi non di settore, ha dimostrato che questi assunti sono veri, credibili nei campi più disparati. Tra l'altro, il primo lavoro che fu pubblicato nel 2009, che vedete là in fondo a sinistra, Pulmonary Pharmacology and Therapeutics, era proprio riferito a un modello di allergia in un modello murino. E si sono prodotti tutta una serie di esperimenti di base, in vitro ex vivo, clinici, studi trial clinici randomizzati e controllati, che tutti stanno dimostrando questo assunto. Sono tanti, perché siamo una realtà piccola, pubblicati e avallati dall'esperienza delle più importanti università italiane, ma sono in divenire anche in questo momento in cui sto parlando. Molti lavori sono ongoing, tenete anche presente che purtroppo i 2 anni di pandemia non ci hanno aiutato. Comunque, perché tenere in considerazione questa modalità? Beh, prima di tutto perché è clinicamente sicura e si presta proprio per la sua fisiologicità a trattamenti a lungo termine. È efficace, è sinergica con altre strategie terapeutiche, può intervenire dove ancora non abbiamo capito bene cosa fare e soprattutto è a costo contenuto, perché non solo è low dose, ma è anche low cost, e questo risulta essere interessante. Tanto interessante che una serie di università se ne sono ormai appropriate, facendo dei corsi di specializzazione, meglio sarebbe dire dei master di secondo livello, di approfondimento, che sono stati fatti, che sono in corso adesso e che saranno organizzati nel futuro prossimo venturo. E poi è successa una cosa, è successo questo, che studiando la comunicazione, se ci pensate viene naturale pensare questo, ci siamo accorti che non siamo soli, e cioè che non solo i sottosistemi che compongono il nostro sistema biologico comunicano tra di loro, ma comunica anche con tutto quello che gli sta intorno, comunicano con l'ambiente, comunicano con gli altri esseri umani. È proprio lì che abbiamo capito che magari un'emozione può essere più importante talvolta da un punto di vista della fisiologia di quanto non sia un virus o un batterio. Gli inquinanti atmosferici, siamo un sistema immerso in un insieme di altri sistemi, per cui la medicina delle piccole dosi fa il suo ingresso nella medicina dei sistemi. Guardate un po' com'è lo svolgimento dei fatti. Abbiamo iniziato dall'omeopatia moderna del secolo scorso tedesca, per sbarcare alla medicina delle basse dosi con le molecole messaggere che abbiamo detto, per poi entrare concettualmente nell'ambito della grande medicina dei sistemi.
La medicina dei sistemi non è solo la medicina delle basse dosi, noi siamo una fetta di questa torta, ma a sua volta la medicina dei sistemi è all'interno della grande scienza dei sistemi, che proprio pensa le cose, se possibile, orchestrate e inserite in contesti più ampi e più profondamente relazionati. Ed è una risposta innovativa rispetto a quello che è l'impostazione riduzionista. Se ci pensate, riduzionismo sembra una brutta parola, invece il riduzionismo, per esempio in medicina, ha fatto cose straordinarie, ha salvato voi, ha salvato me, ha salvato i nostri cari, ci ha permesso nel dettaglio di capire delle cose che se non avessimo dettagliato non avremmo mai potuto capire, però qualcosa non basta, quindi senza minimamente negare le esperienze acquisite che continueranno a essere fondamentali, però c'è il fatto che molte malattie croniche degenerative stanno oggettivamente peggiorando o comunque sono ancora molto presenti. Pensate alle patologie neoplastiche, cardiovascolari, metaboliche, molte cure, molte prevenzioni, ma queste prevenzioni, ma queste proprio non se ne vanno. Quindi dovremmo in buona sostanza cambiare quello che è l'ottica di osservazione. E questa è un po' l'ottica di osservazione della medicina dei sistemi. Vedete, ci sono dei network che siamo noi, che sono inseriti in altri network più ampi, quelli ambientali, e che sono inseriti in una rete sociale. E questo insieme di reti può essere osservato partendo dall'alto verso il basso o viceversa dal basso verso l'alto, ma comunque respirando un concetto sistemico. Voi direte molto interessante, ma siamo nel delirio dell'aria fritta. Ma non è vero, perché se pensate proprio alla SARS-CoV-2, no? Che ancora non ci ha lasciato, guardate quale strana relazione ha, per esempio, con l'inquinamento ambientale. Questo virus sembra preferire dei terreni infiammati e preventivamente inquinati. Quindi pensarlo solo come prevenzione, per esempio vaccinale, importantissima, è sbagliato. C'è anche una prevenzione sociale, una prevenzione ambientale. Che deve essere ampiamente sottolineata. Quindi, se abbiamo due piccolini che hanno l'asma, nessuno di noi gli negherà mai il puff per farli respirare e salvargli inequivocabilmente la vita e migliorargli la qualità della vita. Questo glielo daremo sempre. Però non possiamo far finta di non sapere, vedete, i due colori diversi dei puff, che poi questi bimbi sono inseriti in un nucleo familiare diverso, con sentimenti diversi, con diversi stili alimentari, e pensate com'è diverso l'inquinamento che potreste avere a Milano piuttosto che quello che potreste avere magari in una cittadina di montagna. Quindi tutte queste cose dovranno essere ampiamente prese in considerazione per rivisitare quello che è il nostro modo di affrontare le malattie. E allora un medico che fa il mio mestiere terrà in mente che c'è la medicina convenzionale, che a me piace tantissimo, ma c'è una medicina bioregolatoria. E dovremo in qualche modo scegliere l'una o l'altra, o una opportunissima spesso sovrapposizione delle due, in base al paziente che abbiamo davanti, alla sua capacità di regolarsi e anche in base al contesto in cui inseriremo la realtà del paziente, che non sarà più una malattia, ma un essere vivente unico, irripetibile, inserito in un contesto complesso, estremamente specifico. Quindi nella mia borsa degli attrezzi ci saranno farmaci tradizionali, ovviamente, farmaci basati sulle parole e sui sussurri, quelli che vi raccontavo prima, ma anche farmaci della vecchia tradizione, perché la vecchia tradizione, per esempio, motossicologica del secolo scorso, cosa faceva? Prendeva degli insiemi finalizzati, orchestrati, razionali, per esempio di piante e di animali. Si parlava di farmaci complessi, quindi una complessità che affronta la complessità. E questo considerando i vari piani di intervento cui si vuole agire, è molto opportuno. Già una singola pianta, guardate, è un mondo, è fatta di gruppi funzionali, di molecole che hanno dovuto adattarsi alle più disparate condizioni contestuali, evoluzionistiche e ambientali. Quindi già di per sé una pianta, non il componente di una pianta, perché il componente è una pianta, è come dire che un'orchestra è fatta del primo violino. Magari mi serve il primo violino, ma l'orchestrazione della pianta è una cosa più complessa. Ancor più se io sinergicamente le unisco insieme e creo delle unità che diventano opportunamente funzionali. Guardate, quello che vedete in questo lavoro indicato come TR14 è un farmaco molto noto, composto da 14 componenti. È un composto di arnica, naturalmente non faccio il nome commerciale, che esiste in fiale, che esiste in pomata, che esiste in gocce, che esiste in compresse.
Gli autori tedeschi hanno riletto la funzione di questo farmaco entrato nella tradizione dalla seconda metà del secolo scorso e già ampiamente studiato in termini sperimentali con delle nuove modalità di indagine, tra cui la trascrittomica. La trascrittomica incominciamo a entrare nella fantascienza e poi ne parleremo perché sono cose che sono utili poi per la nostra quotidianità. Cos'è? E vedere come i geni si esprimono man mano che le cose accadono. Quindi, per esempio, si è inferta una piccola ferita sul dorso di un topolino e si è andati a analizzare quali geni si accendevano progressivamente nel processo di infiammazione prima e di guarigione dopo. Successivamente questo è stato analizzato con questo farmaco versus un placebo, mettiamola così. Poi successivamente versus altri tipi di antinfiammatori, più classici, diclofenac, che tutti magari conoscete, no? E che cosa si è appreso? Si è appreso che se i farmaci antinfiammatori tradizionali sono estremamente efficaci nello spegnere l'infiammazione, questo farmaco modula l'infiammazione, ma soprattutto favorisce la risoluzione. E se qualcuno di voi in quest'ora pomeridiana è particolarmente illuminato, può anche pensare che la convergenza di questi due momenti potrebbe essere anche estremamente sinergica e lo vedremo sperimentalmente. Cioè, in sostanza, quello che è affascinante dell'infiammazione, che è un processo che noi pensiamo sempre magari negativo, ma in realtà è un processo di difesa. E quando l'infiammazione nasce, dentro l'infiammazione, il sistema biologico sta già organizzando dei meccanismi antinfiammatori, cioè sta già montando delle molecole pensando che presto l'infiammazione cederà il passo alla guarigione e che serviranno delle molecole per ricostruire i tessuti. Queste molecole si chiamano mediatori della prolisoluzione e sono in qualche modo derivati soprattutto dagli omega 3, per esempio, che quindi risultano molto essere importanti da un punto di vista dell'integrazione, per esempio, nutraceutica. E sono sollecitati nella loro formazione proprio da farmaci come il TR14 di cui vi ho appena parlato. Perché questo TR14 si è visto modulare una sostanza che si chiama PGE2, che però teniamocelo tra di noi perché questo è un discorso delicato. Questa sostanza, signori, è bipolare, è completamente dotata di due personalità. All'inizio dell'infiammazione è scatenatissima e aumenta la risposta infiammatoria, quella rossa in alto che vedete sulla vostra destra. Nel prosieguo dell'infiammazione, la PGE2 si occupa invece di spegnere l'infiammazione, quindi cambia mestiere e diventa un pompiere. Bene, quello che abbiamo scoperto è che il TR14 stimola la PGE2 nel momento in cui è diventata buona, favorendo i processi di guarigione e tra l'altro comunque modulando anche la risposta infiammatoria. Quindi è un modo diverso di affrontare l'infiammazione, più delicato. Allora apro una parentesi anticipatoria, ma sentite, se l'invecchiamento è un'infiammazione, io non posso mica continuare a dare antinfiammatori tutta la vita a un paziente, però potrei magari utilizzare dei sussurri, magari le parole di prima, magari questo farmaco complesso composto che sembra avere una buona opzione riparativa per spengere in maniera delicata certi fuochi che se troppo accesi ci rubano, come vedremo, aspettativa di vita. Ma l'altra cosa che vi devo dire è che abbiamo utilizzato una tecnica moderna di analisi di un farmaco che si chiama trascrittomica, cioè le luci che si accendono per dimostrare quali geni vengono chiamati in causa nel processo di guarigione. Queste omiche sono tutte delle scienze di indagine di cui prossimamente su questi schermi potremo fruire, sono già in essere, ma devono essere standardizzate. Vedete la genomica, la trascrittomica, la proteomica e la cosa più importante, secondo me, più fruibile, è la metabolomica. Facciamo un esempio, siamo in due in questa stanza, uriniamo in un contenitore. Pensate che dentro le urine che emetteremo ci saranno circa 150.000 metaboliti, quasi un'impronta digitale, e che i miei e i tuoi sono ineluttabilmente diversi. La nuance distributiva di questi metaboliti dà un'informazione hic et nunc di quello a cui noi siamo disposti e del nostro modo di funzionare. Quindi non è più come il colesterolo dice alto, fra 10 anni forse ti potrebbe venire infarto. No, tu hai questo modello reattivo. Allora io mi occupo di te in quale modo? Allora questi dati il medico chiaramente non può analizzarli da soli, ma vengono processati da processori dedicati specificatamente che restituiranno un'informazione. E questa informazione permetterà di essere attenti, il paziente sarà attento su qualcosa che riguarda solo lui,
Io mi chiamo Marco del Prete, che riguarda solo Marco del Prete, e quindi dovrà usare dei comportamenti o delle attenzioni o delle prevenzioni solo sue, come un vestito cucito addosso. E io, come medico, cercherò di muovermi con la dovuta capacità anticipatoria, che non sarà più solo statistica, ma addirittura quasi predittiva. Ma guardate che sarà presto su questi schermi, anche perché queste cose non solo non innalzano i costi, ma poi alla fine li abbassano pure. Li abbassano pure perché se si fa una buona prevenzione, soprattutto quando la vita si allunga, questo è un buon modo per cercare di permettere alla spesa sanitaria di contenersi. Idea nuova, ma no, guardate qua, nel 1500 Ulrich Pinder, un medico tedesco, guardava e scrutava con attenzione le urine facendo un normogramma, perché sapete che a quell'epoca venivano fiutate, assaggiate, guardate nel loro colore, e attraverso questo colore, queste variazioni che sono già metabolomica, prediceva quello che poteva essere il problema, il miasma del paziente. Ma la metabolomica vuol dire andiamo a vedere cosa c'è nella pattumiera dei nostri vicini. Ma avete presente quante informazioni ci sono nella pattumiera quando uno, lo vediamo anche nei film, nei telefilm di network, cioè i detective vanno sempre a vedere nel pattume, o se no nel frigorifero. Guardate qua. A sinistra, per esempio, è un insegnante di scuola superiore che guadagnava benino, ma a destra è stata assunta da un'azienda e guardate come è migliorato il suo frigo. Il contrario di quello che è accaduto quel filmmaker che vedete sotto, che era molto di moda prima, è caduto un pochino più in disgrazia successivamente. Gli animali lo sanno. Perché gli animali fiutano nelle nostre escrezioni, nelle urine, fiutano tante cose. Ci sono dei cani, purtroppo, che fiutano i tumori prostatici. Quello che vedete lì non è un'immagine casuale, ma è Oscar. Oscar è un gattino che è assurto agli onori del New England Journal of Medicine, una rivista importantissima di medicina, perché lui, io voglio dire, lavora nella Steer House a Providence, nel Rhode Island, che è una casa di cura a lungo degenza. Lui fiuta la morte nei pazienti e quindi quando un paziente sta per morire va al suo capezzale, fa l'infuso e gli fa compagnia. Grazie a Dio i pazienti non lo sanno, altrimenti Oscar non sarebbe sopravvissuto più di 2 giorni, ma lo sanno gli operatori sanitari che avvertono i pazienti, che assumono un altro atteggiamento per accompagnare il paziente in questo salto quantico che andrà in qualche maniera a riguardarlo. Come fa Oscar, che esprime tutta una condotta di particolare affettuosità e di particolare presenza quando sa che il paziente sta per cambiare il suo stato dimensionale. Quindi bastano 3 metaboliti correlati con uno stato di prediabete per avere la certezza che forse un paziente svilupperà il diabete. Pensate quanto questo sia ben diverso dall'avere un dato statistico generico e non personalizzato. Allora, con tutte queste cose qui abbiamo molecole complesse del secolo scorso, abbiamo le parole sussurrate, abbiamo la possibilità, naturalmente non solo appannaggio della medicina delle basse dosi, di utilizzare delle omiche che hanno un forte valore predittivo. Proviamo a affrontare un problema grosso come quello dell'infiammazione. Beh, passiamo oltre qua. Guardate questa immagine. Questa è un'immagine di un processo infiammatorio che si svolge. Allora, vedete che ci sono delle parole pronunciate e ci sono delle cellule che pronunciano queste cose, come era un po' il discorso prima dei TH1 e TH2. Le prime cellule accendono l'infiammazione e gridano interleuchina 1 e TNF, che vuol dire al fuoco, al fuoco. Interleuchina 6 vuol dire il fuoco viene mantenuto e poi arrivano le cellule pompiere, che si chiamano macrofagi di tipo 2 o che si chiamano per esempio linfociti TH3, che butteranno acqua sul fuoco, e le parole che buttano acqua sul fuoco e contribuiscono a provocare una maggiore produzione di quelle molecole pro-risoluzione di cui abbiamo parlato sono interleuchina 10 e TGF-beta. Lasciamo perdere l'infiammazione acuta e pensiamo all'infiammazione cronica. Allora, l'infiammazione cronica che cos'è? È una situazione in cui le parole dell'infiammazione sono ancora accese, ma soprattutto non si innalzano quelle dello spegnimento, non arrivano i pompieri e non buttano acqua sul fuoco. E questa cosa la vedete qui bene, no? Cioè a sinistra c'è un'infiammazione normale che inizia, si risolve e poi c'è uno stato di post-risoluzione che vuol dire che il sistema biologico non dimentica l'esperienza, ha memoria, apprende e ne fa tesoro.
Ma tutto questo non accade se invece l'infiammazione inizia e non si spegne mai. Probabilmente molte malattie croniche, autoimmuni che ammorbano la nostra salute sociale dipendono da infiammazioni andate storte che sono incominciate ma non sono riuscite a concludere il loro processo di fisiologica regolazione. E una di queste, la più interessante, è proprio un'infiammazione sussurrata. Perché in realtà esiste un'infiammazione non esplicitata, che è un po' come se fosse un caminetto acceso, quella che viene chiamata la low-grade inflammation. Immaginatevi proprio come se il vostro ambiente extracellulare fosse gravato da una specie di fuoco, sempre un pochino acceso, che in qualche modo non si spegne mai, anche se magari non subito si esplicita in qualcosa di preciso. Dottore, ma io ho sempre mal di testa, ho sempre mal di schiena, oppure mi sento stanco e fate gli esami e la VES è normale, la PCR è normale, sarà stressato, magari anche stressato, ma c'è di fatto uno stato infiammatorio subliminale che non viene percepito. Cos'è che lo accende? Guardate lì. Stili scorretti di vita, abusi di farmaci, inquinanti atmosferici, OGM, lo stress cronico, come ho mangiato io domenica con i miei amici, che è vergognoso. Ecco, tutte queste cose accendono un fuoco che non si spenge e che può, in certe condizioni particolari, accendersi ancora di più e tramutarsi in una malattia invece concretamente esplicita, per esempio un'artrite, per esempio una malattia tumorale, una malattia cardiovascolare, che se ci pensate spesso condividono farmaci simili, ma pensate quante volte viene utilizzato un antinfiammatorio, un cortisonico per malattie che sembrano diverse, perché il processo infiammatorio di fatto le accomuna le une con le altre. Addirittura lo stress è un processo infiammatorio. Ci sono, avete, ricordate la parola interleuchina 6, che è un sintomo che l'infiammazione continua? Ecco, un atteggiamento mentale stressato l'aumenta tantissimo. Quindi lo stress non è solo un fatto simbolico, ma accende il fuoco. Questo è uno studio fatto su studenti di medicina americani e giapponesi. I giapponesi hanno un'elaborazione della realtà più filosofica. Guardate, noi siamo più agitati, più competitivi e abbiamo più alta l'interleuchina 6. L'interleuchina 6 è alta nello stato di depressivo, per esempio. Nel cervello c'è tanto fuoco interleuchina 6 quando siete depressi ed è basso quando siete innamorati. Se per esempio una vostra fidanzata vi dice ti amo, fatele un prelievo dell'interleuchina 6 per vedere se dice la verità, perché magari invece vi sta mentendo. Beh, insomma, si capisce anche da altre cose. Allora, come si può spegnerlo questo fuoco? Con le parole dei pompieri, no? Così come i TH1 modulavano i TH2 modulavano i TH1, i pompieri modulano l'infiammazione e le parole che spengono l'infiammazione sono tante, ma la più importante si chiama interleuchina 10. Vedete, in una situazione in cui l'infiammazione non si spegne, noi cercheremo di stimolare il piattino, ecco la bilancia, antinfiammatorio, pronunciando questa parola che è già in commercio, voglio dire, 20 gocce magari per 2-4 mesi per tenere basso questa infiammazione, magari a basso grado, che vi ammorba. Si fa solo quello, ma certo che no, l'abbiamo detto, no? Bisogna correggere lo stile di vita, bisogna innamorarsi, bisogna fare attività fisica, bisogna migliorare la nostra alimentazione, ma tutto questo risulta essere estremamente utile. Questo è un esempio interessante fatto dal Fate Bene Fratelli di Roma, al Dipartimento di Reumatologia. Sono dei pazienti affetti da artrite reumatoide trattati con farmaci convenzionali. I farmaci convenzionali hanno portato allo spegnimento del processo infiammatorio, quindi opportunamente, e adesso a questo punto i pazienti che sono in una condizione di stabilità sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo ha continuato con i farmaci tradizionali e l'altro ha incominciato ad essere trattato con dei sussurri. I sussurri, vabbè, lasciamo perdere questo che non vi interessa, i sussurri che sono stati utilizzati, ecco, vedete lì l'interleuchina 10 e altre parole pronunciate dai pompieri per spegnere il fuoco, che sono anti-interleuchina 1 e interleuchina 4. Queste gocce somministrate al mattino sono state somministrate per un anno versus la continuazione della terapia iniziale. Il risultato è che tutti e due i gruppi sono stati bene. Forse sono stati meglio quelli con le parole sussurrate, ma non in maniera significativa. Però è stata significativa la minor incidenza di
riacutizzazione, come se il sistema, educato linguisticamente, avesse appreso qualcosa. Allora voi dite, tu ci vuoi dire che è meglio trattare l'artrite reumatoide con le basse dosi? Ma neanche per sogno, perché quando la terapia, la situazione è aggressiva, se non ci fossero i farmaci biologici, se non ci fossero l'idrossiclorochina, noi non potremmo neanche andare avanti. Ma una volta che la malattia si spegne, noi vogliamo mantenerla spenta, magari con una modalità meno tossica nel tempo e meno esaurente nel tempo, ecco che i sussurri possono rappresentare una giusta opzione e si identifica così una strategia in overlapping. Sì, ma questo non era un congresso sull'invecchiamento? Sì, perché poi questa infiammazione che non si spegne mai invecchia con noi. La vita è quasi un processo infiammatorio, no? Mia nonna diceva, c'è l'argento vivo addosso, perché ero giovane, ero infiammato. Poi sono diventato un professionista infiammato, sì, ma non troppo. Adesso incomincio a essere un pochino più pacato, un pochino più vecchio, un pochino più saggio. Però l'importante è che questo invecchiamento si svolga fisiologicamente e che la senescenza, cioè l'incapacità di sostituire i pezzi che si rompono, non prenda il sopravvento. Perché a un certo punto l'infiammazione cronica e in qualche maniera anche fisiologica che siamo, perché se ci pensate un essere umano è un essere subliminalmente infiammato, vedete io tanti anni che parlo di queste cose e ancora mi infiammo quando ne parlo, perché partecipo alla loro realtà, ma poi a un certo punto quando l'infiammazione non riesce più a essere conclusiva, è solo un fuoco non più progettuale, subentrerà la sclerosi, subentrerà la fibrosi. E quando siamo troppo infiammati, questa eccessiva infiammazione porta via anni alla nostra vita. Vedete, alti livelli di interleuchina 6 e di TNF, magari quel fuoco che brucia senza spegnersi mai, questa cosa alla fine porta via anni alla nostra vita. Questa è una famosa immagine che si chiama la cravatta a farfalla, dove si dice, va bene, ci infiammiamo sempre di più. Se riesci a stare entro certi limiti, è un'infiammazione fisiologica. Se li superi, entri nell'inflammaging, che sarebbe proprio l'infiammazione che ti fa invecchiare. Come si fa a rimanere nel giusto livello? L'abbiamo detto, una buona alimentazione, delle buone relazioni, degli interessi, un ambiente non inquinato, una parola affettuosa, una carezza e dopo tutte queste cose anche una medicina di regolazione che con quelle parole complesse che dicevamo, con i sussurri che dicevamo, possa modulare senza aggredire quel processo infiammatorio che in qualche maniera ci caratterizza. L'ultima cosa. Anche la neurodegenerazione è un fuoco che non si spegne, perché pensate che si è visto proprio come il fatto che i nostri sistemi centrali, la nostra capacità cognitiva si depauperino, sembra proprio legato a questi incendi che non si spengono mai e che interessano anche il sistema nervoso centrale, formando tra l'altro scarti, scorie di cui adesso non abbiamo né tempo né modo di parlare. Certo che le malattie neurodegenerative aumentano, pensate all'Alzheimer, e non in maniera squisitamente proporzionata all'età che aumenta. Quindi forse proprio il carico infiammatorio ha un suo ruolo che merita di essere considerato. Allora, c'è uno studio interessante con cui vi saluto, è che è uno studio fatto su una neurotrofina. Qui abbiamo sempre parlato, se ci pensate, di qualcosa che modula un altro, il TH1 che modula il TH2, il TH2 che modula il TH1, i pompieri che modulano gli incendiari, ma c'è anche la possibilità di prendere una molecola sussurrata che serve a una cosa e di proporla per farla funzionare ancora meglio. Una molecola sussurrata che protegge i nostri cervelli è una neurotrofina che si chiama BDNF, che interviene nei meccanismi di memoria, di plasticità sinaptica, di germinazione assonale, di proliferazione e differenziazione dei neuroni. L'ansia, la depressione, lo stress la riducono, mentre per esempio l'esercizio fisico l'aumenta. E questo è un bellissimo studio fatto dal mio amico Claudio Molinari, che dirige il Dipartimento di Fisiologia dell'Università del Piemonte Orientale, studio in vitro e in vivo, cioè sostanzialmente si sono coltivati dei neuroni e degli astrociti, altre cellule nervose, sono stati trattati con dosi sussurrate e dosi farmacologiche di BDNF. E poi dei topolini sono stati trattati col BDNF in diverse concentrazioni, poi in anestesia generale, magra consolazione, sacrificati, e si è visto qual era la concentrazione del BDNF nel loro cervello dopo 48, 24 ore, 48 e 72 dalla somministrazione. Risultati. Allora,
Intanto, vedete, interessava vedere se sulla vitalità cellulare, sullo stress ossidativo, questo low dose fosse effettivamente efficace. E lo è tantissimo. Allora, la freccia rossa che vedete è il BDNF bassa dose, sussurro, versus quello nero, che è quello in grande concentrazione. Funziona su tutte e due, ma il sussurro funziona di più, sia a livello dei neuroni che a livello degli astrociti. E se vi fidate, la stessa cosa vale per la proliferazione, la vitalità cellulare e via dicendo. E poi lo stress, la cosa straordinaria è che nell'esperimento in vivo, dopo 48 ore dalla somministrazione, il BDNF spontaneamente aumenta. E aumenta tanto più l'avete usato in dosi basse. Quindi questo, scusate, non è una cosa irriverente, ma è una moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cioè, se voi ne avete dato poco, qual è l'unica spiegazione per cui ne troverete di più? È perché la bassa dose, opportunamente somministrata, ha indotto negli astrociti e nei neuroni una volontà spontanea di produrre questa sostanza che per loro risulta estremamente protettiva. Quindi risultati finali che il BDNF SCA, ricordate, in bassa concentrazione, passa la barriera ematoencefalica, passa il peritoneo, migliora la vitalità dei neuroni e degli astrociti, riduce lo stress ossidativo e soprattutto raggiunge una concentrazione molto elevata dopo 48 ore dalla somministrazione, tanto più se la somministrazione è stata sussurrata. Come sarà la medicina del futuro? Saperlo, dico io, però noi ci auspichiamo che sia meno paternalistica, più basata su un'alleanza terapeutica, che ci si prenderà cura del paziente. C'è sempre un prendersi cura in qualsiasi attimo della vita patologica di un paziente. La malattia sarà vista come illness, quindi come qualcosa di più corale che non una definizione di laboratorio. Il paziente informato, attivo, sarà al centro del processo terapeutico perché le cure saranno individualmente attagliate su di lui, grazie anche alla capacità predittiva di tecniche innovative come l'omics, quindi una medicina olistica, prospettica, basata sulla genetica chiaramente, chi la negherà mai? La cosa più importante che abbiamo scoperto, ma abbiamo anche scoperto che le tastiere, le note non spiegano la musica. La musica è una cosa estremamente più complessa. Voi direte, sei un illuso? Beh, forse, però parafrasando una bella canzone, no, dei Nomadi, che poi era stata scritta da Guccini, noi non ci saremo, invece noi ci saremo. Il 5 di maggio, nella sfarzosa stanza napoleonica dell'Università di Milano, si è celebrato una consensus conference, un simposio sulla medicina dei sistemi, dove hanno partecipato tutte le più importanti università d'Italia e anche la nostra piccola realtà per dire che l'uomo deve essere finalmente visto come un sistema integrato in un mondo estremamente complesso e come individuo unico e ripetibile. E si è accettato il fatto che la medicina delle basse dosi sarà, è e potrà sempre più essere uno degli strumenti per perseguire questi risultati. La nave non è ancora arrivata in porto, ma certamente è felicemente salpata. Bene, vi ringrazio tanto per la cortese attenzione. Se per caso c'è qualche domanda in chat, la possiamo ovviamente condividere. Allora, vedo Daniela Beccelli che mi chiede come possiamo monitorare l'infiammazione cronica e quali esami consiglia. Allora, beh, intanto il monitoraggio ovviamente, come puoi immaginare, è anche un monitoraggio clinico. Ma ci sono alcuni esami, quelli classici, diciamo, relativi ai processi infiammatori, come per esempio la VES, la PCR, ma noi osserviamo molto anche cose che magari vengono meno osservate, magari come l'omocisteina o la vitamina D, che già ci danno delle informazioni interessanti. Ma poi a queste cose se ne aggiungono delle altre, tra cui per esempio un esame che noi utilizziamo tantissimo, che si chiama pannello linfocitario, che è un modo per andare a studiare proprio i soldati, dicevamo, che sono in qualche modo coinvolti nel processo infiammatorio. Ed esistono anche degli esami di genomica che permettono di capire se per caso alcuni individui
si chiama proprio, sono esami di genomica che servono per capire se alcuni individui fossero, per esempio, dei bassi produttori di interleuchina 10, quindi di quella acqua che viene prodotta dai pompieri per spegnere l'incendio. Perché se così fosse, allora l'interleuchina 10 in low dose potrebbe essere un modo per aiutarli a sostenere quello che è una piccola tara di natura costituzionale. Quindi, tradotto, ci sono esami. I classici, che sono comunque molto utili insieme alla clinica per andare a cogliere un possibile terreno infiammatorio, VES, PCR, omocisteina, vitamina D e via dicendo. E poi ci sono gli esami omici, di cui le parlavo, soprattutto la metabolomica, che adesso non sono ancora routinari, ma alcuni laboratori già li fanno. Poi c'è questa cosa che si chiama pannello linfocitario, che è molto interessante. Ci vuole un medico un po' esperto nelle basse dosi che vi sappia indicare come e dove farlo, ma questo è facilissimo da fare e anche a costo assolutamente accessibile. E ci sono degli esami ancora innovativi che permettono di misurare, per esempio, nella saliva le interleuchine, ma anche di valutare una possibile predisposizione genetica a un eccesso di una reazione infiammatoria. Si tratta solo di fare riferimento a qualcuno che si occupi di queste cose e tutto è facilmente accessibile. L'altra domanda di Giacomo Sofia: la low dose medicine si può utilizzare per tutti i pazienti o ci sono dei soggetti per quali è sconsigliata? No, guardi, le direi che è proprio utilizzabile con tutti, anche perché la caratteristica della medicina delle basse dosi è quella proprio di essere intanto fisiologica e in genere quindi molto ben tollerata, ma poi composta da parole le più varie eventuali che vanno tagliate, adattate proprio come se fossero un abito a quello che è il paziente che ha davanti e a quello che è il suo problema clinico. Posso dirle che semmai non sarà sempre risolutiva o non dovrà necessariamente sempre viaggiare da sola, ma per esempio è una medicina che si presta tantissimo a andare, sa il termine che uso adesso, in overlapping, in associazione con le terapie più convenzionali. Quindi la risposta: c'è qualcuno a cui è sconsigliata? Mi sento proprio di dire no, bisogna solo sceglierla bene. E poi invece c'è un'altra domanda di Paolo Piancino che è molto bella: se la medicina low dose è anche preventiva, e qui ci metto un sì con tre o quattro punti esclamativi, perché per esempio se pensiamo soltanto ai bambini con infezioni ricorrenti delle vie aeree superiori, allora molti di questi bambini hanno un deficit di una delle parole a cui facevo riferimento prima, che è l'interferon gamma. Allora noi possiamo, nel mentre che matureranno e svilupperanno una loro attitudine spontanea, sussurrare quelle parole che vi dicevo, magari proprio l'interferon gamma nel periodo invernale o dei mix di parole che sono all'uopo già preparate per sollecitare il sistema immunitario in modo da fare una specie di educazione linguistica, perché questa è la cosa bella: non si vuole dare qualcosa a un bambino, ma si vuole dare al suo sistema immunitario, che è un sistema cognitivo, l'opportunità di apprendimento e poi di farcela ovviamente da solo, come spesso poi accade spontaneamente negli anni, ma cerchiamo di farlo stare casa meno da scuola e prendere, se non è necessario, troppi antibiotici. Questa stessa cosa vale per i bimbi, ma vale per esempio anche per gli adulti ed è valsa anche in questo periodo di grande esposizione alle infezioni da SARS-CoV-2, perché io ritengo che oltre ai vaccini, tenete conto che il vaccino funziona, ma ha un tempo, stiamo imparandolo, no? Limitato, dobbiamo fare dell'altro. E l'altro è mangiare bene, fare una vita sana, se è possibile stare sereni. Voi direte: provaci tu se ci riesci. Infatti non ci riesco, ma quantomeno, visto che non ci riesco, prendere della medicina low dose che quantomeno contribuirà a tenere i soldati che verranno coinvolti in questa battaglia opportunamente allertati. Mi pare che le domande siano concluse. Ce n'è un'altra, Emiliano Caputo. Secondo lei, perché i reumatologi, prima di far assumere farmaci biologici, non misurano le interleuchine? Sarebbe importante prima di dare, per esempio, un anti. Sì, guardate, questo è tratto come spesso succede, no? Quando, adesso io non so se la persona che ha scritto sia un medico, ma quando le domande vengono fatte da uno fa un altro mestiere, spesso sono estremamente intelligenti, perché in realtà il problema è che si dà per scontato, ma è giusto così, guardi, che
che alcune citochine in alcune patologie reumatologiche siano ineluttabilmente elevate. O quantomeno si dà per scontato che il fatto di tenerle basse e controllate sia una strategia opportuna. Siccome i farmaci che vengono utilizzati sono efficaci, ma non sono, si può dire, modulatori, sono abbastanza tranchant, troppo raffinate predisposizioni all'inizio non serve andarle a esplorare. Ma le devo dire che forse in quel contesto lì è anche giusto fare così, cioè se c'è una clinica aggressiva, se c'è un pannello sinoviale che sta aggredendo un'articolazione, non possiamo fare troppo un lavoro di cesello e siccome sappiamo molto bene cos'è la fisiopatologia di quella malattia, quali sono le citochine coinvolte, peraltro amplissimo a raggio, è abbastanza corretto, siccome ci sono stati dei lavori fatti a livello statistico molto ampi, molto controllati, con una coorte di pazienti enorme, non avendo molto tempo, partire secondo quello che sembra più opportuno e poi magari fare dei cambiamenti in corso d'opera. Quel lavoro di misurare le cose è un pochino più importante per noi perché noi quando agiamo cerchiamo di essere sussurrati e interlocutori e quindi abbiamo bisogno di capire nel dettaglio qual è il tipo di dialogo che dobbiamo andare a condurre. Sono due approcci diversi, ma come ha visto, molto complementari, perché io trovo estremamente opportuno spegnere prima senza tanto cincischiare, non c'è il tempo e le articolazioni si possono ammalare e poi valutare poi quando questi farmaci biologici funzionano magari meno o quando c'è un'eccessiva tossicità, la possibilità di prendersi delle holidays, magari non infinite, ma per lunghi periodi in cui mantenere lo stato dell'arte con un dialogo più preciso. E lì per noi è importante andare a misurare qual è il contenuto del discorso che si vuole in qualche maniera appunto regolare. Grazie a lei. Bene, mi pare che possiamo concludere. Vi ringrazio ancora davvero per la cortese attenzione e buon proseguimento dei lavori. Buonasera a tutti.